Con uno spettacolare trailer di presentazione, l'annuncio di Rise of the Ronin è arrivato a sorpresa durante lo State of Play del 13 settembre. Mentre tutti pensavano che Koei Tecmo fosse totalmente presa da Wolong Fallen Dynasty, un video che ha mostrato l'atmosfera e il tono che il team Ninja ha cercato di infondere a un titolo il cui sviluppo va avanti da ben 7 anni e che è atteso su PC e PS5 non prima del 2024. Diamogli un'occhiata più da vicino. Rise of the Ronin dovrebbe essere ambientato alla fine del periodo Edo, quando le navi nere degli occidentali comparvero nella baia di Tokyo imponendo l'apertura all'Occidente e mettendo fine ai 2 secoli di isolamento del Giappone. Ne conseguì la fine dello shogunato e il ritorno alla struttura accentrata dell'impero con la restaurazione Meiji. Un periodo di transizione, che è ben visibile all'inizio del trailer con la panoramica che evidenzia la strana commistione tra l'architettura classica giapponese e le nuove strutture cittadine. In tutto ciò, a tramontare furono anche la funzione e il ruolo dei samurai. Alcuni di loro divennero dei burocrati integrati nella nuova struttura imperiale, mentre altri diventarono dei ronin, combattenti vagabondi senza più uno scopo preciso nella vita. Uno di questi è il protagonista, un guerriero senza legami ma che sembra poter influire sull'andamento caotico del paese. Per un individuo che ha votato la propria esistenza alla difesa di certi ideali, il crollo dell'ordine costituito è un evento che porta alla perdita dei punti di riferimento. Il nostro eroe si trova proprio in questa situazione, ma può ancora contare su alcuni punti fermi, le sue grandi abilità nel combattimento e il suo senso di giustizia. In termini di conflitto, il titolo lascia intendere la presenza di una forma di rivolta organizzata, una sommossa che potrebbe avere a che fare con la ribellione di Satsuma. Una delle certezze, invece, è rappresentata dal sistema di combattimento, aspetto in cui il team ninja eccelle. Sembra infatti che questo elemento del gameplay sarà fondamentale in quello che si prospetta come un gioco di ruolo d'azione open world. Possiamo quindi aspettarci una particolare attenzione alla technica di combattimento e all'uso tattico delle armi, con alcune aggiunte che sembrano donare un notevole dinamismo all'azione. Il protagonista sembra infatti andare ben oltre la sua katana ed è in grado di utilizzare anche alcune armi da fuoco, come un moschetto a baionetta o un inaspettato revolver. La via del Ronin, insomma, si svela anche nella libertà di approccio agli scontri, con un eroe ormai svincolato dal rigido codice morale e dalle tradizioni del Bushido, che può spaziare fra tecniche e armi differenti. Una libertà, quella offerta dalla condizione di Ronin, che pare avere notevoli influssi nel sistema di combattimento, ma che dovrebbe riflettersi anche nel modo in cui potremo spostarci nel mondo di gioco. A simboleggiare questa imprevedibilità di movimento ci sono strumenti come il rampino e l'aliante. Oltre a essere usati in battaglia, questi elementi potrebbero proporre nuovi modi di interagire con gli scenari, aprendo anche allo sfruttamento della verticalità del paesaggio, considerando le possibilità di esplorazione offerte dalle diverse architetture dell'epoca. A tutto questo si aggiunge l'open world, fattore che dimostra le enormi ambizioni degli sviluppatori, pur rappresentando anche una notevole incognita per un team che finora si è concentrato su strutture più rigorose. La possibilità di esplorare un ampio mondo aperto rappresenta quindi l'emblema della libertà concessa al giocatore e per certi versi anche il modo migliore per calarsi nei panni di un Ronin. Grazie innanzitutto a un'ambientazione affascinante, il potenziale di Rise of the Ronin raggiunge notevoli vette, rivelando anche l'ambizione coltivata da Koei Tecmo nei confronti del progetto. Manca ancora molto tempo all'uscita, ma le caratteristiche sono molto promettenti e ben riassunte dal trailer. Sarà però interessante capire come il team Ninja riuscirà a gestire una produzione di questa portata, considerando anche alcuni spigoli tecnici da smussare emersi dal filmato. Voi cosa ne pensate? L'atmosfera evocata da Rise of the Ronin vi affascina? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire multiplayer.it sul sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!